Il bello e il cattivo tempo, torniamo al Teatro De Servi per la stagione dei fuori classe e qui ce ne abbiamo un bel po' tra cast e regia di Per favore non uccidete Cenerentola, che debutta stasera e rimane in scena fino al 24. Lascio a Roma il microfono in mano a Ludovico Fremont, capitano. Grazie. Della squadra. Vabbè, capitano, dai, diciamo che siamo una squadra di fuori classe, quindi è come se Roberto avesse fatto un po' la nazionale, tra virgolette. Insomma, ciao a tutti. Così? Sembrerebbe di sì, sembrerebbe. Vedi, guarda, sono tutte le preoccupazioni. Ho freddo di lavorare con te, guarda, sono invecchiato drasticamente. È bello che io per far con te mi sono dovuto fare i capelli bianchi. È per poter rimanere. Allora, cominciamo anziché dire, vabbè. Insomma, chi è Cenerentola? Bagianate. Chi è Cenerentola? Chi è? Allora, cominciamo non per, come dire, perché in realtà sarebbe più carino cominciare da voi, ma comincio semplicemente per un movimento di camera. Cominciamo con il nostro Sebastiano Colla che interpreta Leonardo. Cenerentola, sì, no. Ciao a tutti, Sebastiano Colla, facciamo Cenerentola, per favore. Non mi ricordo il titolo, com'è? Eccolo. Per favore, non uccidete Cenerentola. Chi sarà Cenerentola lo scopriremo. No, cominciamo bene perché diciamo, la prima non ti ricordi nemmeno. Ma io sto pensando alle battute. Più che altro cerco di ricordarmi le battute. Stringiamo velocemente. Che sono? Forse un sogno proibito? Sì, un sogno proibito. Vediamo potrebbe che succede. Essere, dai. Essere. Vediamo che sarà. Proseguiamo ciao con tutti. Mio figlio. Il 24 novembre a Roma al Teatro dei Servi. Esatto, bravo. Vai. E poi? E poi siamo a Milano. Esatto. A Martinit, però basta, la faccio dire a mio figlio. Sorpresa. Mio figlio, vai. Enrico Torzillo. Io sono suo figlio, potete notare la somiglianza. Abbiamo gli occhietti piccolini da cinesini entrambi. Niente, io sono Michele, il figlio di Glauco. Sono sempre incazzato, vero? Sì. Sempre incazzato questo Michele perché c'è questo papino Cenerentolino che lo fa arrabbiare. Esatto. Speriamo che troveranno una soluzione al loro rapporto, insomma. Ecco, come è stato conciso. Passiamo alla nostra bella Valeria. Bravo, mio, bravo, come sei bravo. Io sono Teresa, sono Valeria, ma interpreto Teresa, la moglie. Valeria, il cognome di Teresa? No, il cognome non lo tuo. Conosco. Valeria Monetti. Monetti. Interpreto Teresa e sono la moglie morta, si può dire subito, sì, no? Sì, tu lo dici dopo sì. Quattro battute. La moglie morta, vero regista, si può dire? Sì, la moglie morta e madre dei figli. Il madre dei figli vivi. E non sono, neanche io sono Cenerentola, ma sono un suo incubo. Io, lui è il sogno proibito, io sono il suo incubo. Torna continuamente. Nella vita, ma anche sul palcoscenico. Torna continuamente nelle sue notti, giorni e notte a tormentare la sua psiche. E lei è nostra figlia deliziosa. Sono molto fortunati ad avermi come figlia e sono Susanna e sono anche Anna, però per grande magia, e sono un po' la cocca di papà. Esatto. Si può dire. E anche poi questo si passiamo può dire. A chi veramente deve dire qualcosa, che è il nostro regista Roberto Marafante. Io proprio non c'ho niente da dire, questo è il problema. Allora, che cosa posso dire? No, allora, è uno spettacolo particolare, nuovo, perché, come dire, è una commedia, ma non è una commedia. E allora voglio dire, stiamo facendo un esperimento, allora vogliamo vedere come reagisce il pubblico a questo nuovo modo di narrare, ecco. E questa è la cosa, io l'ho messo tutti insieme, non so se ho sbagliato, ma sono venuti così, come nelle famiglie, però sono tanto simpatici, sono molto bravi e molto seri, devo dire, finalmente una bella compagnia seria, ecco, non so. Grazie, Robby, va bene? Ok, ci sono costati molto di imbiancamento, di invecchiamento, ma insomma... Allora, ha detto 5 allora. Di 3 è una bugia, Roberto, allora. Allora, il teatro, allora, qui al Teatro dei Servi dall'8 al 24 novembre. Poi a Milano, al Teatro Martinit dal 28 novembre al 15 dicembre. E poi andiamo a Trento. A Trento e poi che non so quando, però. 20 e 21. 20 e 21 a Trento. E poi niente, poi andremo dovunque. In giro per noi siamo qua, veniteci a trovare. Vi aspettiamo. Ciao.